In una puntata della quinta stagione dei Simpson, Bart diventa famoso, che è proprio il titolo della puntata. Diventa comprimario di Krusty il Clown nel suo show per un gesto che è quello di demolire praticamente tutto lo studio, ma soprattutto per una frase, «Non sono stato io», che è la frase che lo lancia dovunque, arriverà addirittura al Conan O'Brien Show, dove però dovrà solo dire la frase, perché tutti quanti da Bart vogliono solo sentire la frase «Dillo, Bart!» E Bart deve dire solo «Non sono stato io». Vorrebbe fare altro, vorrebbe dire che c'è altro dietro di lui, ma è famoso solo per la frase. C'è questa scena divertentissima, Bart è in classe, tutti i compagni e la maestra Caprapal lo guardano vogliosi, e Bart, cito a memoria, non mi ricordo esattamente la frase, ma il senso è quello, guardando tutti, a un certo punto dice «Scusate, so che è strano sentirlo dire da me, ma non dovremmo fare lezione?» Ma tutti quanti gli dicono «Di la frase, Bart!» E lui, stufo, «Non sono stato io!» E tutta la classe festeggia! Nel caso della frase che vi aspettate voi, è diverso, perché siamo all'89esima puntata di questo vlog, e quindi già altre 88 volte ho accolto tutti quanti nello stesso modo. Ma non mi stanco mai, perché secondo me è una cosa simpatica, quantomeno un modo simpatico di salutare, diverso dal «Bella a tutti ragazzi» che riempie praticamente metà di YouTube Italia, e quindi... d'accordo, anche questa volta dirò la frase, tranquilli. E dunque, benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road! Che in fondo poi questo «benvenuti a bordo, viaggiatori, eccetera» è il brand che ho voluto dare al mio vlog, un viaggio on the road. Di branding parliamo oggi. Il branding cos'è? Ora, ovviamente io non sono un pubblicitario, quindi metto le mani avanti, questa non sarà una lezione sul branding o sulla pubblicità, sarà una brevissima discussione su quelli che sono i fenomeni generati dal branding, quello che è il branding a grandi linee. La pubblicità, per esempio lo spot pubblicitario, è il modo che ha l'azienda per presentare il proprio prodotto al pubblico in un tempo limitato. Lo spot pubblicitario che andrà in televisione per un mese presenterà quel prodotto per un mese. Il branding è il modo che ha l'azienda di presentare il proprio prodotto e il proprio servizio per sempre, virtualmente, cioè è il modo di dare un nome, una grafica, un qualcosa che identifica il proprio prodotto nel mercato. L'esempio più pratico di branding è il branding che identifica un prodotto, per esempio la forma della bottiglia della Coca-Cola, credo si chiami bottiglia Contour, se non ricordo male, è rimasta la stessa forma da 100 e passa anni, quindi la forma della bottiglia che identifica subito la bevanda, che è la Coca-Cola, giusto? Quindi un esempio di branding ben fatto? Esatto? Bene, sbagliato, cioè nel senso che sì, la forma della bottiglia identifica il prodotto, ma in questo caso quello che state guardando è uno scontornato della forma del mio orsacchiotto di peluche Trudy. E appunto, richiamando il branding della Coca-Cola, l'orsetto ha proprio la forma della bottiglia Contour, no? Ecco che, appunto, un branding di un prodotto fatto molto bene è un modo eccellente per richiamare l'idea del prodotto, già solo guardando la filigrana del branding, quello che può essere la forma della bottiglia, quello che è il marchio scritto in un certo modo, no? Quella scritta Coca-Cola in corsivo. E a proposito di branding, oggi vi parlo di un canale che parla di pubblicità e di branding, ma non solo, è il canale di Bob, di Liuzzo's Factory, trovate il link sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi! E infatti vi segnalo un video che vi lascia capire come le scelte sul branding possono essere un modo di colpire l'utente, di colpire il pubblico. Quella maledetta freccia sul logo della FedEx.
che per la cronaca sì, avevo notato anche io da parecchio tempo, quindi vi lascio il video naturalmente sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, in cui si parla appunto del logo, del brand di FedEx. Ma inoltre voglio tornare a parlare per un istante di Coca-Cola, e parliamo anche di McDonald's, che è perfetto, proprio l'argomento ideale da mettere assieme McDonald's e Coca-Cola, che in realtà è uscito poco prima dell'inizio di Expo, ma che lancia un grande messaggio. McDonald's e Coca-Cola salveranno Expo 2015, sempre ve lo linko sul doobly-doo e sempre ve lo linko sulla scheda. Sapete bene che il tema di Expo 2015 è, in questo caso è stato, perché ormai è agli sgoccioli, nutriamo il pianeta. Che gli sponsor ufficiali siano McDonald's e Coca-Cola fa storcere il naso a qualcuno, però bisogna analizzare le cose sotto molti aspetti, e l'analisi che fa il buon Bob è sicuramente un'analisi interessante, quindi dategli un'occhiata. Va bene, ci avete ragione, ve lo dico anche io, ok, ci sono dei brand che fondamentalmente hanno molti scheletri nell'armadio, quindi vi segnalo anche questo video. I 5 brand più cattivi del mondo, sempre lo trovate sul doobly-doo e sempre lo trovate sulla scheda, così almeno non mi dite «sei pagato dalle multinazionali per parlare bene delle multinazionali». No, non ne sono pagato, non ne è pagato neanche Bob. Ora, come dicevo, il brand può identificare un singolo prodotto, per esempio la bottiglia Contour che identifica la Coca-Cola. Però, ad esempio, ci può essere un brand che identifica un'intera famiglia di prodotti, non so, pensate al Mulino Bianco, che è un brand di Barilla. Mulino Bianco non è un singolo prodotto, è un'intera famiglia di prodotti per la colazione, per il pane, eccetera, no? Questo è l'esempio di un brand che identifica un'intera famiglia di prodotti. O addirittura il brand può identificare l'intera azienda, non so, pensate alle case automobilistiche, oppure pensate alle compagnie petrolifere, ai distributori di benzina che hanno appunto il brand della casa. E infine, prima di farvi la domanda, voglio segnalarvi un piccolo video extra sul canale di Bob, che spiega un po' come talvolta il branding sia una questione anche un po' di gioco, un po' di trovare la cosa che attiri l'attenzione del pubblico, e quindi come guadagnare con il pene. Sempre sul doobly-doo, sempre sulla scheda, non vi do anticipazioni, ma vi dico comunque tranquilli, è un video sicuro per il lavoro, safe for work, apre un'ipotesi veramente interessante, quindi dategli un'occhiata. Come ripeto, questo era il canale di Bob, quindi andate e iscrivetevi. Secondo voi il branding è un modo che ha l'azienda di lanciare un messaggio al pubblico, permettere al pubblico di riconoscere il proprio prodotto, anche senza bisogno della pubblicità? Quindi, per esempio, la silhouette di Trudy vi ha fatto riconoscere la bottiglia della Coca-Cola, oppure no? Oppure pensate che sia una inutile perdita di tempo per le aziende, e la costruzione del marchio non ha niente a che vedere, bisognerebbe puntare sulla qualità? Si può puntare sulla qualità, ma anche sul, non solo sulla qualità del prodotto, ma anche sulla qualità del marchio, quindi puntare sul branding può essere interessante. Pensate che sia una totale perdita di tempo? Non vi fate influenzare dal branding, non avete riconosciuto la bottiglia, non sapete cos'è la Coca-Cola, che ne so, magari! Fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DiviOTR. Bene ragazzi, io ho concluso, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, perché è gratuito, vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto, e dovreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo di condividere questo vlog con i vostri amici, se siete su computer trovate tutti i bottoni di condivisione sotto il video, se siete sul dispositivo mobile c'è la funzione di condivisione, dovrebbe essere là in alto, e inoltre se siete sul dispositivo mobile vi ricordo che potete condividere questo vlog con i vostri amici anche su WhatsApp. Orbene, io ho concluso, per cui, come sempre, altro brand! Grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!